ammettiamo che portare in promemoria e il farmacista non ha più il farmaco, non si dà neanche i soldi, la ricetta non è sospesa. Probabilmente cosa facciamo? Signora, non ce l'ho questa medicina, la posso procurare questa sera? Sì, sì, certo, certo. Si restituisce la ricetta, per lui che esce da te, ma non altro, si prende il farmaco. Ora tanto viene ordinato, se il farmaco che non viene, prenda, lo puoi trattare. Allora, col nuovo sistema il farmacista può comunque richiamare dal sacco o dal SAR la ricetta di materia di droga e metterla in standard da testa. Attenzione, nel momento in cui si mette in attesa, questa ricetta è bloccata. Quindi se vai con un'altra farmacia, l'altro farmacista non può dare nulla. Il farmaco non lo può dare, o se lo dà, se lo paga. Chiaro? Perché la ricetta non può essere spedita, non può essere chiusa, non c'è l'atto finale dell'erogazione da parte del farmacista di un altro farmacista. Non lo può fare. Chiaro? Secondo, sono scritti due farmaci, uno solo, ma ne abbiamo un solo pezzo. Veramente abbiamo sospeso anche quello, no? E qui la prudenza è nostra. Cioè noi abitualmente cosa facciamo? Diamo quello che abbiamo, poi attendiamo che il paziente ritorni per prendere il secondo pezzo. Normalmente noi siamo abbastanza anni, quindi aspettiamo che torni per prendere il secondo. Attenzione, con il nuovo sistema, se trascorrono i 30 giorni, il sistema chiude la ricetta a un pezzo. Quindi chi va a cercare per dare l'altro pezzo non la trova più. 30 giorni sono 30 giorni. Quindi, cavoli suoi, quindi la gente si abituerà a venire in farmacia entro i 30 giorni per poter ottenere ciò che abbia messo su. Il problema è se il farmaco è un farmaco mancante. Dopo 30 giorni ti chiude. Chiudi lo stesso. Tu entro il 20° giorno la chiude nell'altro pezzo. Avviserà il medico e di fare un'altra ricetta per il secondo, in attesa che arrivi. Però i 30 giorni devi rispettare, devi far rispettare il sistema, perché non c'è niente da fare, non la trovi più. Ma una visione di questo promemoria non la possiamo avere? La seconda parte ci lavoriamo anche. Ah, ok. Ci lavoriamo anche. Questo promemoria è una ricetta comunque. Se tu mi chiamano cartaceo o no? È brutto, c'è. No, cartaceo. Sì, si chiama promemoria, ma serve per altro. Si potrebbe essere evitato, cioè è il solito escamotage all'italiana per salvare capra e capo. Si poteva. Ora, poco fa ne parlavamo fuori, no? Tu vai all'aeroporto, no? Prima doveva avere il biglietto dell'agenzia, il sapello stampato, adesso vai lì, dai un tuo documento di identità e dice il volo delle 15:20. Inserito il tuo nome, perché inserisce solo il nome, e immediatamente appare il tuo nome nella lista dei passeggeri e ti dà il biglietto. È esattamente lo stesso, non cambia assolutamente nulla. Però questo cartaceo serve per la seconda parte, che è legata all'atto convenzionale. Noi per convenzione nazionale, anche se è scaduta e non è rinnovata, tutto quello che volete, però è ancora legge dello Stato in vigore, per poter ottenere il rimborso dobbiamo presentare tutti i supporti cartacei. Questa è legge, purtroppo. Quindi che cos'è la cosa che poi diremo meglio dopo? Che insieme alla ricetta dematerializzata bisogna rivedere tutto il sistema della distribuzione e il sistema convenzionale, perché cambia tutto, perché tra l'altro nella convenzione è scritto anche che la ricetta del Servizio Sanitario Nazionale è articolo della legge,
deve essere firmata e timbrata dal medico prescrittore. Noi questa norma con la dematerializzata non la stiamo rispettando a forza di un'altra legge, perché il decreto ministeriale del 2 febbraio 2011 ti dice che è sufficiente il codice di autenticazione, non è necessario la firma del medico, è una legge. E così anche per quel fatto lì ci vuole una legge che per il momento non è stata fatta, perché bisogna rivedere prima la convenzione per fare quello. Dopodiché sarà tutto in regola. Le fustelle non serviranno più. Perché non serviranno più? Questo era un sogno di Brunetta, no? Allora, noi nella fustella avete visto adesso ci sono due codici, no? Uno in alto, che è il codice IC, è quello che normalmente utilizziamo passando le nostre penne ottiche di laser. Ecco, la seconda è il codice seriale. Nel codice seriale è riportato il numero di lotto del prodotto, del farmaco. Allora, Brunetta, che non conosce, non è stato, quando è stata scritta la norma, non era convinto che quel numero lì identificasse quella determinata scatola di farmaco, no? Invece il lotto può essere 1.000.000, 10 milioni di farmaci, non si sa, quindi non individua quella